Siamo negli studi di Asca News con Mauro Bellofiore della Consob, responsabile dell'ufficio analisi di impatto della regolamentazione. Ma con Bellofiore parliamo della nuova normativa che passa sotto il nome di rendicontazione non finanziaria, a cui sono tenute le imprese maggiori in base a un decreto del 30 dicembre scorso che andrà in applicazione coi bilanci del 2017 in approvazione nella prossima primavera. In pratica, con questo decreto, che deriva da una direttiva europea, si rendono obbligatori i cosiddetti bilanci di sostenibilità che finora molte imprese hanno fatto volontariamente. Adesso diventa un obbligo. Allora, Bellofiore, c'è il rischio che questa attenzione alla normativa sulla rendicontazione non finanziaria venga percepito dalle imprese come un ulteriore obbligo burocratico e non invece come è nello spirito della norma, come il tentativo di far fare al nostro sistema produttivo un salto di qualità verso la sostenibilità? Ma il rischio sicuramente c'è ed è quello che noi stiamo cercando di evitare, diciamo, con la nostra regolamentazione, nel senso che l'idea di fondo di questa normativa è proprio di invitare le imprese a pensare in un'ottica di sistema e quindi non in un'ottica di breve termine, ma valutando anche le conseguenze, diciamo, sul territorio, sull'ambiente, sul capitale umano che le loro imprese possono avere. Questo non per fini puramente solidaristici, ma proprio perché viene ravvisato anche un valore intrinseco in un diciamo, approccio aziendale di questo tipo e quindi una possibilità di generare redditività nel lungo periodo, il che attira anche gli investimenti, oltre ovviamente a innestare l'azienda all'interno di un tessuto ambientale e far progredire tutto quello che sta attorno a un'impresa. Quindi il senso è che la sostenibilità favorisce la competitività. Infatti vediamo che per esempio gli indici di sostenibilità sono sempre più utilizzati dagli investitori per valutare dove fare i propri investimenti. Ecco, la Consob è l'ente che fa la regolamentazione, state predisponendo il regolamento attuativo del decreto del 30 dicembre scorso e anche l'organo di vigilanza che può sanzionare le imprese che non ottemperano. Certo. Quando sarà pronto questo regolamento attuativo? Ma sicuramente entro l'anno, diciamo, noi abbiamo già avviato una consultazione quest'estate e entro l'anno emaneremo il regolamento definitivo. Sostanzialmente con questo regolamento noi daremo delle disposizioni di dettaglio rispetto alla norma di legge primaria che impone questo obbligo sulla modalità con cui appunto la Consob esplicherà questa attività di vigilanza sulla completezza, diciamo, e sul fatto che le imprese tenute effettivamente presentino le dichiarazioni di carattere non finanziario. Che cosa è emerso dalla consultazione pubblica a cui credo abbiano partecipato le imprese stesse o comunque diciamo che i revisori? Eccetera. La consultazione è andata molto bene, abbiamo avuto moltissime risposte, hanno partecipato organizzazioni rappresentative dei lavoratori, associazioni del volontariato, si è manifestato un grandissimo interesse per questo tema, ovviamente con sensibilità diverse, chi ci chiede di essere più rigorosi, diciamo, nella normativa, chi invece ci chiede, proprio perché è un nuovo passaggio che le imprese sono chiamate a fare, di andare gradualmente rispetto appunto all'implementazione della normativa. Però diciamo che in linea generale c'è stato un grande apprezzamento sull'impostazione, diciamo, del nostro regolamento, alcune cose da affinare che faremo in queste settimane. Senta, abbiamo detto che solo le grandi imprese sono tenute per ora almeno a fare obbligatoriamente la rendicontazione non finanziaria. Quali e quante imprese saranno tenute a farla? Allora, le imprese obbligate sono le imprese quotate e le banche e le assicurazioni, cosiddetto questo gruppo di tre forma il gruppo degli enti di interesse pubblico, però solo quelle che hanno determinati limiti dimensionali, che sono 500 dipendenti e determinati limiti o di attivo o di fatturato, quindi è un sottoinsieme degli EIP, cosiddetti enti di interesse pubblico. La normativa prevede poi che
le altre imprese che non sono tenute possono volontariamente predisporre una dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del decreto legislativo. In questo modo, come dire, sottoponendosi allo scrutinio della Consob, però potendo, come dire, pubblicare una dichiarazione che è fatta secondo certi crismi. Quindi questo porta a dire che il numero delle imprese che poi potrebbero, diciamo, presentare questa dichiarazione oggi è indefinito, proprio perché c'è questo canale della dichiarazione volontaria. Senta, ci sono anche il decreto prevede anche delle sanzioni, no? Sì. Una vigilanza da parte della Consob e le sanzioni, quindi le imprese saranno tenute a comunicarvi, a trasmettervi la loro rendicontazione e voi potrete vigilarla. Ecco, in questo senso applicherete un atteggiamento più rigorista, diciamo così, o più gradualista? Beh, noi, se si può dire. Noi applicheremo sicuramente la legge. La legge ci chiede di verificare fondamentalmente tre cose: che la dichiarazione sia stata presentata, che sia conforme ai criteri che ne appunto disciplinano la redazione, e che poi, diciamo, i revisori che sono incaricati, diciamo, di verificare appunto il rispetto di questa normativa svolgano il loro compito. Quindi su questo noi, per esempio, sui revisori abbiamo previsto nella bozza di regolamento che ci possa essere anche una limited assurance, proprio per creare questo, diciamo, entrata in vigore un po' progressiva degli obblighi, anche se invece un'azienda preferisce una reasonable assurance, che è un qualcosa di più forte, quindi una verifica ancora più stringente dei contenuti, può optare per questa seconda opzione, diciamo.